Nel 1994 in Ruanda accade uno degli episodi più tragici della storia recente, un fenomeno di genocidio tra i peggiori che si siano conosciuti. Sicuramente il peggiore è accaduto in Africa, nonostante l'Africa sia purtroppo piena di eventi di questo genere. Ora, questo fenomeno, è che oltretutto implica una enorme responsabilità della comunità internazionale, uno dei peggiori fallimenti dell'ONU, implica anche una diretta complicità delle potenze ex coloniali, in particolare della Francia, che è tra tutte le potenze europee quella che è più di tutte cerca di portare avanti una sorta di colonialismo in tono minore, che certamente non depone a favore di questo paese. Insomma, in questo contesto accade appunto il massacro della minoranza Tutsi ad opera della maggioranza Hutu, massacro che viene interrotto non dalla comunità internazionale, non dalla Francia che semmai interviene proprio a favore dei massacratori, ma dal movimento Tutsi del Fronte di Liberazione del Ruanda che interviene dall'esterno, dall'Uganda, e nel giro di poco tempo ottiene una schiacciante vittoria militare. Sicuramente si tratta di un fenomeno paradossale di razzismo africano e quindi di razzismo proprio all'interno di quei popoli che più di tutti hanno subito il razzismo da parte dei colonizzatori bianchi. Questa sorta di razzismo da nero a nero è peraltro, pur essendoci naturalmente delle cause specifiche locali, un fenomeno in larga misura di importazione. Può essere interessante notare come ci siano delle radici proprio nel periodo coloniale. Tutsi e Hutu in realtà non sono affatto due etnie, non sono due popoli, tantomeno sono due razze. Originariamente si trattava di una divisione semmai in caste della società tradizionale di questa parte dell'Africa, in cui i Tutsi erano pastori e guerrieri, nomadi o seminomadi, mentre gli Hutu erano agricoltori stanziali. Tra le due componenti della popolazione ruandese, in realtà non c'era una gerarchizzazione univoca e precisa. Ad una supremazia politico-militare dei Tutsi faceva riscontro, per esempio, una sorta di supremazia religiosa degli Hutu. Si trattava sostanzialmente di componenti diverse della società, abbastanza integrate tra di loro e con moltissimi elementi comuni, la stessa lingua, la stessa religione. Non c'è mai stata una differenza sentita come appartenenza a due popoli diversi. E oltretutto, le differenze di carattere, fisico, i Tutsi alti, gli Hutu, bassi e tozzi, sono stereotipi, non corrispondono minimamente alla realtà. Di fatto abbiamo Tutsi alti e bassi e abbiamo Hutu alti e bassi. È impossibile distinguere Tutsi e Hutu dall'aspetto fisico, in realtà. La distinzione nacque in periodo coloniale ad opera dei colonizzatori belgi e in base ad un modello razzista complessivo con cui si guardava le popolazioni africane, basata essenzialmente su un principio di gerarchizzazione, per cui si è tanto meno selvaggi quanto più si assomiglia all'uomo bianco. Per cui le popolazioni con pelle più chiara o con tratti somatici un po' più vicini a quelli caucasici venivano considerate come popolazioni pur sempre inferiori, ma comunque meno inferiori di altre. E in particolare la convinzione espressa da diversi antropologi nel periodo coloniale belga portava a identificare i Tutsi con una popolazione nilotica, quindi sostanzialmente di origine egizio-sudanese, nomadi che si sarebbero spostati dal nord dell'Africa, che in qualche modo avrebbero quindi radici in un'area mediterranea più prossima a quella europea, con qualche rapporto appunto con l'area geografica in cui si era sviluppata la società egizia, insomma, venivano sentiti come, tra virgolette, più civili, come meno selvaggi degli Hutu. E quindi sono proprio i dominatori coloniali che ne fanno un'elite,
che sostanzialmente ne fanno i propri diretti collaboratori nel meccanismo dello sfruttamento coloniale, determinando quindi una situazione di odio profondo fra queste due componenti di una società un tempo abbastanza ben integrate tra di loro. Questa situazione è destinata a protrarsi nel tempo, i conflitti tra Tutsi e Hutu sono ricorrenti, nel 1994 abbiamo l'esplosione più tragica. Naturalmente, potremmo paragonare questo evento a molti altri eventi, eventi cioè in cui in una situazione di crisi, di conflitto, soprattutto di crisi di valori, di qualsiasi tipo, e in particolare di crisi identitaria, cioè in un momento in cui non è più chiaro chi si è, non è più chiaro quale sia il proprio orizzonte vitale, in particolare non è più chiaro quale sia il ventaglio di scelte che consentono una programmazione della propria esistenza in un contesto più o meno armonico con il gruppo sociale complessivo, in situazioni del genere è estremamente facile ed estremamente ricorrente identificare qualcuno che possa essere additato come il responsabile di questa situazione di crisi. E quindi possa consentire una soluzione, tra virgolette, della crisi attraverso la persecuzione del presunto colpevole. È un meccanismo ben noto e si tratta appunto del meccanismo del capro espiatorio, che merita un'illustrazione perché tanti fenomeni sociali ricorrenti e da cui il nostro paese è tutt'altro che immune, possono essere spiegati soltanto in riferimento a questo quadro. Che cos'è il capro espiatorio? Il termine naturalmente è di origine biblica, si riferisce ad un rituale. Ci sono due capri. Su uno in qualche modo si carica la positività del gruppo, viene in qualche modo identificato col gruppo, con gli aspetti appunto positivi che il gruppo si autoattribuisce. E questo capro, sacralizzato in qualche modo, investito di una sacralità positiva e benefica, viene sacrificato a Yahweh. C'è un altro capro che invece viene caricato simbolicamente dei peccati del popolo. Il sacerdote, imponendo le mani sul capro e pronunciando determinate formule rituali, per così dire, lo carica di tutti i peccati del gruppo. Quindi di tutto ciò che farebbe sì che il gruppo sociale sia minacciato nella sua sopravvivenza, che la sua vita possa non essere più garantita in conseguenza appunto delle colpe del popolo. E in questo modo le colpe non sono più del popolo, non sono più un fattore di crisi interna, ma vengono proiettate all'esterno, su un essere che può sostituire il popolo nell'espiazione. E quindi nel subire le conseguenze negative delle colpe. Questo capro viene dedicato non a Yahweh, ma al demone Azazel e viene cacciato nel deserto. E nel caso del Ruanda, appunto, abbiamo un'utilizzazione della minoranza Tutsi come capro espiatorio da parte della maggioranza Hutu. I disagi stessi del colonialismo, dell'oppressione coloniale, le successive crisi interne, la difficoltà di decollo economico, la pressione demografica nell'area più sovrappopolata dell'Africa, insomma tutti i vari fenomeni di negatività interna, si aggiungono anche aspetti di crisi istituzionale, la difficoltà, anzi l'impossibilità, non ci si è mai riusciti, di innescare un vero processo democratico, e appunto i vari fenomeni di tensione che già dalla conquista dell'indipendenza in poi non erano mai stati realmente subiti, tutto questo porta appunto ad una sorta di scissione. Gli Hutu, maggioranza e quindi più numerosi e perciò più forti, si auto-identificano come la parte buona della società, la società che funzionerebbe se non fosse per la parte cattiva, e la parte cattiva deve essere in questo caso fisicamente eliminata, deve essere proprio massacrata, non semplicemente discriminata o espulsa, tenendo conto che l'atto stesso di perseguitare ricompatta la società e rigerarchizza la società e fa sì che proprio coloro che si sentivano frustrati, offesi nella loro identità, prendano il sopravvento, siano quelli che decidono per gli altri, siano quelli che fissano le nuove norme identitarie.